Antonio Barone, il secondo è Guglielmo Tomasini. Stasera qui con noi c'è l'attrice Anna Spagnuolo. E allora io pregherei Anna di darci lettura della prima di queste due poesie, quello di Antonio Barone. Va bene? Buonasera. Sì. A Francesco Filosa pittore, contemplando Filosa il tuo dipinto mirabile e gentile, in cui palpita e vive la mia compagna dolce e fida, mi sento in estasi rapire. Dimmi Francesco, da chi apprendesti e quando non l'arte di ritrarre, ma quella del fissare, immortalare in sulla candida tela, non quello che colpisce l'occhio tuo di luce, ma quel che ti incanta e avvince l'alve il cuore. Certo, la terra tua di sogno, come dettò ai suoi poeti, ai musici suoi, armonie divine, a te, materna, nell'alma pose una tavolozza unica al mondo. In essa comunò provvida l'azzurro del suo cielo e del suo mare, al verde smeraldino dei suoi prati, dei suoi tramonti, l'infocato rosso, all'oro dei meriggi solatini, il rosa delle aurore sue, sì fresche e rugiadose, al bianco dell'albe fascinose, su cui gigli adagiato sull'apparir ogni ora il sol novello. Grande sei, ed immortal sarai, Filosa, ben dice questo cuore che non erra, con profonda stima da parte del professor Francesco Barone. Grazie Anna, ci vediamo alla fine della conferenza, il nostro grande ricordo di Francesco Filosa, quello di Guglielmo Tomasini. Ci sono dei particolari sconosciuti nella vita di Francesco. Prigioniero di guerra, approdò in Austria, in Germania, e a Graz, in Austria, lui fu ospitato a casa di persone che gli consentirono di far ritorno